tutto pronto allora per Pala 2. Ricciotti, Provenzani, Serino, Giammò e Longobardi per Scauri. Dall'altra parte Bobby Dozze, Paci, Cucco, Di Prampero, Leggio. Si inizia in questo momento, perde il pallone Longobardi, può giocarlo la squadra ospite che attacca da sinistra verso destra dei vostri tre schermi. Pallone gestito dal numero 19 Cucco. Giro palla lungo il perimetro a Bobby Dozze, prova a nascondere il pallone a Giammò sotto per il tiro di prima intenzione che non premia. Paci può ripartire allora, Scauri con Ricciotti, va a impostare Ricciotti, avanti per Giammò. Pronto al tiro Giammò, servito da Serino, sotto il pallone. Doveva fare, sfera messa fuori. Pallone con 14 secondi a disposizione degli scauresi. Sfera già giocata, va al tiro da lontanissimo Serino, Ferro. Nulla da fare per gli scauresi che possono ricucire in difesa. Cucco ne dà il tempo, Leggio appoggia per Di Prampero, Paci, arriva lo stop da parte del direttore di gara, ha visto un fallo da parte di Provenzani. Pallone allora che sarà giocato, 9-18 per la squadra ospite. Parte il pallone Bobby Dozze. Tiro dalla lunga distanza, pallone sputato fuori, poi Bobby Dozze si prende il rimbalzo, mette dentro i primi due punti della gara a favore di Salerno. All'andata fu una gara sanguinosa per Scauri, mentre va Giammò, subisce fallo, anzi era Ricciotti, subisce fallo. Fu una gara sanguinosa, Scauri perse 105-68, dimostrando di non essere per nulla in palla. È uno Scauri che sta pagando i terzi quarti negli ultimi periodi. Spesso e volentieri rimane impantanata la squadra scaurese. Tanto Ricciotti mette dentro il primo punto per Scauri. Pallone è già partito. Pallone che viene gestito, Leggio appoggia per il suo numero 15 Paci. Bobby Dozze arriva ancora a prendersi il pallone a rimorchio Cucco. Bobby Dozze giro palla, prova la penetrazione, Leggio mette dentro. Prova a metterlo già dall'altra parte Provenzani, vediamo se riesce a trovare il varco per Serino che mette dentro. Pallone di Leggio, tiro da tre, dentro, botta di Leggio con Scauri che lascia il varco al giocatore di Barcellona per poter mettere dentro. Pallone importante, Longobardi, penetrazione per lui, c'è fallo ai suoi danni. Non valido il canestro, fallo di Leggio. 8-0-2 da giocare, 3-7. Non era in azione da canestro Longobardi, quindi palla a lato, già battuta per Ricciotti. Vai playmaker, prova a salutare Cucco, non ci riesce. Trova comunque il tiro, Serino sotto, non prende il pallone, anche perché si trova stretto nella morsa tra Paci e Leggio. Intanto c'è questo corridoio che porta a insaccare un altro pallone per Salerno. Giammò deve tornare sui propri passi. Ricciotti, c'è libero Provenzani, preferisce andare da solo, poi serve Provenzani, cerca la tripla, dentro il pallone Provenzani, 6-9. Lo Scauri che potrebbe godere di una buona libertà sugli esterni. Leggio cerca un compagno su cui appoggiare, si perde il pallone. L'arbitro ha visto fallo da parte di Ricciotti. 7-14 da giocare, 6-9 il punteggio, e palla che torna a Salerno. Sarà Bobby Dozze a giocare il pallone, la muove per Cucco. Cucco
serve il compagno libero. Leggio va a cercare il corridoio verso il canestro, non da fare per lui, palla messa fuori, ultimo tocco da parte di Paci. È un Salerno che è una vera e propria rivelazione di questo campionato, squadra che ha rilevato il titolo del Bottegone Sant'Angelo, ma si è presentata come rivelazione da neopromossa. Tanto Longobardi prova un po' a riappianare le cose, 8-9. Pallone gestito da Cucco. Leggio ruba un ottimo pallone. Poi Serino sradica la sfera. Provenzani dall'altra parte del costo cost. Va al tiro. Ferro nulla da fare. Poi Serino riesce a prendersi il pallone. Già dall'altra parte Babilozze. Prova ad ubriacare Giammo. Passaggio verso Paci. Il tiro. Pallone sputato fuori, poi Leggio non riesce a impossessarsi della sfera. Può ripartire Scauri con Ricciotti. Con calma Ricciotti, si apre un varco per il tiro. Mette dentro il sorpasso di Scauri, 10-9. A 6 minuti dal termine del primo quarto. Cucco, passaggio su Leggio. Ancora a cercare Paci, giro palla che si ferma su di Prampero. Ancora Paci verso Cucco, sotto il pallone non passa, però Ricciotti ha intuito bene. Passaggio verso Longobardi, terzo tempo, palla leggera, si riprende però il pallone Longobardi, va al tiro forzato, trova il fallo più canestro. Ottima azione per Longobardi, e se da una parte ha commesso un errore nel tiro, dall'altra ha trovato subito il canestro rubando palla. Intanto dentro Mennella, dentro Sorrentino, ex Napoli Sorrentino, fuori Di Pampero e Leggio. Di Pampero un po' fuori dagli schemi fin qui di Paternoster. Torna in campo Leggio, fuori Cucco, non è contentissimo Cucco del cambio, sta di fatto che si accomoda in panca, mentre Longobardi è lì per il tiro aggiuntivo che si insacca. Cambia la guida, allora sarà Sorrentino a giocare da playmaker per Barcellona, anzi per Salerno, scusatemi, la maglia blaugrana non aiuta. Salerno è sempre stato granata, tanto quasi un libero in movimento quello realizzato da Paci. 13-11, riparte allora Ricciotti, piccolo trotto, sfrutta il blocco di Serino in mezzo a tre uomini, si ferma, può solo tirare o passarla, terzo tempo per lui, un po' rallentatore, non trova nulla Ricciotti, è rimasto un po' vittima della giocata. Tanto il tiro, Ferro, correzione volante che non arriva Serino, può far ripartire solo Ricciotti, c'è libero Provenzale, riesce a giocare all'indietro Longobardi, penetrazione, si sbaglia, la pilla col canestro Sorrentino, si ferma, va l'ex Napoli con calma a far ripartire l'azione. La giocata intuita da Serino, lancia il campistico, Provenzani si prende il pallone, c'è libero Giammo, preferisce giocarla su Longobardi, subisce fallo Longobardi, frana a terra. 13-11, 4-27 da giocare. Altro cambio, ma dentro Bartolozzi. Ultime indicazioni di Paternoster, va fuori questa volta Leggio. Praticamente è rimasto solo Paci del quintetto iniziale, pallone già ripartito. Giammo cerca la tripla, Ferro, pallone sputato via dal canestro. Parte Sorrentino, già al bonus Salerno, Bartolozzi la fa girare per Mennella, Paci avanti per Sorrentino, tutto solo, riporta in parità le cose, 13-13, 4 da giocare. Pallone giocato su Ricciotti e praticamente Salerno ha dimostrato di avere già tutte le rotazioni disponibili, perché solo Cucco non è entrato ancora in campo, ma sembra pronto a poter rientrare in qualsiasi momento.
tanto Longobardi mette dentro, nuovo vantaggio scaurese. La squadra che vuole puntare alle parti alte della classifica deve per forza avere il massimo numero di rotazioni possibili, lo sta dimostrando Salerno in questa occasione. Intanto Ricciotti palla fuori, ultimo tocco del capitano, ancora un cambio dentro Di Prampero, fuori Mennella, dentro Di Prampero, non cambia nulla, una guardia per una guardia. Paci, pallone giocato per Sorrentino, taglia il campo Babilozze, dietro ancora per Sorrentino, sotto per Bartoluzzi, ma è finito il tempo. 15-13, non è già giocato per Ricciotti. Giammò porta lui il pallone, Giammò ha la possibilità di giocare sia da guardia che da play. Longobardi, passaggio a cercare il tiro di Provenzani, nulla a fare, là sotto Sorrentino si trova ingabbiato in mezzo a tre uomini. Sorrentino per Bartoluzzi, c'è libero di qui il numero 31 di Pampero, ma Sorrentino ancora scrosciano applausi per lui. Ricciotti tutto chiuso all'indietro, Vaserino, penetrazione, tiro improbabile, si riprende il pallone e mette dentro. L'esperienza di Sorrentino, di Serino là sotto, si fa vedere l'esperienza di Sorrentino da quest'altra parte, dimostra passaggi impossibili. Tanto Ferro, Longobardi, altro pallone recuperato in ascensione. Ricciotti già dall'altra parte, prova a impattare con la difesa, fuori ancora per Serino, va la bomba da tre, Ferro, Provenzani ci prova, ci ragiona un po', va al tiro, nulla da fare per Provenzani, ci ha pensato forse un po' troppo. Altri due cambi pronti, ritornerà in campo Mendele, ritornerà in campo anche il numero 19 Cucco. Gira palla lungo il perimetro di Prampero per Sorrentino, va al tiro Sorrentino e insacca lui. Già ripartito Ricciotti, ritmi alti, punteggio basso però per quanto si sta giocando, il punteggio dovrebbe essere molto più alto. Giammò si apre un varco, Provenzani, penetrazione, palla dentro e fallo per lui. 1:30 da giocare, Provenzani si prende un bel canestro e un fallo a disposizione. Fuori Babilozze, va fuori anche il numero 12 Bartoluzzi, Bartolozzi, panca allora Bartolozzi. Non c'è un grandissimo pubblico sul parquet del Pallaborrelli. Tanto va Provenzani al tiro aggiuntivo, pallone che si insacca per lui, può ripartire la squadra ospite. Pallone giocato su Di Prampero, Paci riesce a tenere il pallone attivo. Cucco per Sorrentino, va al tiro Sorrentino, Ferro e poi Paci ruba il pallone, Giammò, sfera sua, può giocarla lui, impatta contro Mennella, però il fallo è a favore di Mennella. Va il numero 9, gioca pallone per il compagno Cucco, poggia per Di Prampero, cura Paci, gira palla, tiro per lui, dentro il pallone, una botta nel canestro. Parte Ricciotti, minuto bucato, quindi chiama la schema di Prampero, la 3-2 vuole come schema Longobardi, Ferro, tanti errori di scauri dal lungo perimetro. Di Prampero sotto per Mennella, si perde il pallone, bravo Mennella, arriva il canestro ma forse il giocatore era fuori con le gambe. 28 secondi, un'azione poco più a disposizione delle due squadre. Va Ricciotti, Giammò, va Giammò, la sua penetrazione, va a cercare un varco Giammò,
La penetrazione, Serino si perde la sfera. Può ripartire la squadra ospite. Cucco prova a puntare, cerca il tiro da tre, in sacca e mette il vantaggio per la squadra ospite. 22, anzi no, un secondo ancora da giocare, è arrivato il time out. Non è finito il quarto, ma praticamente dovrebbe essere. Time out da parte di Scauri, ma non viene aggiornato il punteggio. Ancora fermo sul 20 a 19. Un secondo da giocare. Dovrebbe essere, eccolo qui, aggiornato il punteggio, 20 a 22. In avanti la squadra ospite con questa bomba dalla distanza da parte di Cucco. Un secondo, può succedere pochissimo con un secondo a disposizione. Pallone per Ricciotti, dai e vai, il tiro di Ricciotti, ferro, quasi quasi non riusciva il canestro della giornata, potremmo dire così. Con Mennella, Paci, Sorrentino, Cucco e il numero 31 di Pampero. Scauri con Ricciotti, Longobardi, Serino, Giammò e Provenzani, praticamente i 5 che hanno iniziato il quarto, il primo quarto. Da Provenzani porta a passeggio la sfera, Ricciotti penetra, si chiude in difesa Salerno, tiro di Longobardi, si rimettono in pari le cose, 22 pari, anzi 23, bomba da 3 di Longobardi. Paci, Mennella, giro palla per Sorrentino, prova l'accelerazione Sorrentino, poi rimane sul posto, passaggio verso Paci, Paci cerca il varco, gli ruba il pallone Serino, subito a marcare sul playmaker Salerno, sotto la sfera per Serino, l'appoggia su Provenzani, tutto chiuso, Serino riesce a recuperare il pallone ma Cucco parte in contropiede, passaggio che prova a innescare Sorrentino, c'è il fallo più canestro su di lui. ...23 a 24, con un libero a disposizione allora per Sorrentino, mentre va fuori Provenzani, va dentro Marzullo, Sorrentino vediamo se è cronometro fermo, riesce a arrotondare dentro il suo pallone, può ripartire allora Scauri. Ricciotti, lo attende Cucco, prova a muoversi Marzullo, pallone per Longobardi, si gira bene Longobardi, inarrestabile quando parte Longobardi, fisicamente riesce a crearsi varchi. Cucco, dai e vai con Mennella, ancora Cucco, vai il numero 19, prova a impostare con i suoi. Ora Cucco, tutto chiuso, giro palla per il tiro di Di Pampero, dentro la tripla, anzi no, doppia, 27-25. Ricciotti, tutto chiuso per Ricciotti, gioca con Serino, passaggio è salito in alto, Di Pampero recupera il pallone di Cucco in verticale proprio per Di Pampero, taglia sotto per Sorrentino che rientra fuori per il tiro, bomba da tre, altra botta da tre punti, 25-30. Schema studiato per Salerno, infatti Babilozzo praticamente si è alzato quasi nel momento in cui stava partendo il pallone. Serino prova a scappare via, Paci si libera bene, non trova il canestro, poi gli ruba il pallone Cucco, riparte già dall'altra parte il numero 31, l'appoggia per Sorrentino, in mezzo per Ricciotti, è un passaggio vero e proprio, Ricciotti va al tiro, sbaglia, Sorrentino recupera palla, chiama calma i suoi, più
5 per Salerno. Di Pampero rientrato galvanizzato dopo il primo stop che gli ha dato Paternoster. Salerno che taglia tutta la lunetta praticamente con questi passaggi. Sotto Paci ruba il pallone, gancio a canestro. 25-32. Ha messo un gap pesante Salerno in questi tre minuti. Si era partito sul 20-22, ne ha messi 10 la squadra ospite, solo 5 scauri. Errori nel tiro. Paci ancora per Sorrentino, finta di tiro, prova la penetrazione, abbatte Giammo. Time out chiesto da Scauri. Pubblico ce l'ha un po' con gli arbitri, voleva qualche fallo in più la squadra di casa, ovviamente il pubblico di casa, soprattutto in questo caso su Giammo. Sta di fatto che il 25-34 mette un gap adesso di più 9 a favore della squadra ospite quando ci sono 6:50 da giocare. Guardata la panchina scaurese. Si torna in campo. Sembra aver trovato la quadra a Paternoster. Tanto rimanda in campo Leggio. Sarà Marzullo a giocare il pallone. Sfera che riparte in questo momento. Diciotti. Davanti il pallone di Diciotti. Non ha compagni su cui passare. Allora gioca su Marzullo. Cerca un varco Marzullo. Tutto chiuso Zolezzi. Longobardi prova per azione, subisce fallo da parte di Mennella. Sei e 32. La gioca subito Scauri con Ricciotti. Marzullo cerca la tripla, trova solo il ferro del canestro, pallone schiacciato giù, non può arrivarci Zolezzi. Pallone giocato su Di Pampero, se lo perde per un attimo Zolezzi. Mennella, bisogna pensare al tiro per Salerno. Di Pampero, penetrazione e tiro, perde la sfera, poi pallone fuori, rimessa che sarà per Scauri. 25-34, Zolezzi la gioca su Ricciotti. Va il capitano, piccolo trotto. C'è un momento in cui Salerno si chiude a riccio nella propria campana e fa densità. Pallone per Marzullo, il tiro di Longobardi, ferro, poi l'arbitro blocca tutto, ha visto il fallo di Leggio. Pallone che rimarrà in attacco per Scauri. Arriva un cambio, dentro Paci, fuori Leggio. Questo è il cambio chiesto da Paternoster, leggibile. Quando esce Paci cambia praticamente l'equilibrio per la squadra ospite. Marzullo, penetrazione a tiro, canestro che non è d'accordo. Sorrentino va alla giocata su Mennella. Sorrentino cerca il varco, va l'ex Napoli, si perde il pallone. Allora Serino può prendersi il pallone, forse un piede, non visto il direttore di gara. Marzullo, qui è proprio un tacco di Marzullo, non visto. Sorrentino si ferma, ragiona Cucco. Ora passeggio con il pallone,
Mennella, penetrazione per lui, sfera che non entra, poi Paci ferma tutto. Il direttore di gara ha visto un fallo da parte di Serino. Palla ferma, fuori Ricciotti. Dovrà giocarla allora Paci con liberi a disposizione. Pronto a tirare Paci. Palla dentro. Nulla a fare per lui, sale a 36 allora Salerno, a fare ovviamente per Longobardi che attendeva il rimbalzo. È entrato Manzo, è uscito Ricciotti, Zolezzi sotto a cercare il passaggio su Longobardi che insacca e toglie un po' di polvere dalla retina. Scavri era fermo da un po'. Cucco per Sorrentino, la presa con Marzullo, pronto ad entrare anche Bartolozzi. Passaggio ancora per Cucco di Prampero, ci ha messo un po' a carburare ma alla fine sta dimostrando di avere ottimi numeri al momento di Prampero. Manzo porta a passeggio la sfera, passaggio a cercare Marzullo, Serino sotto contro Paci, ancora fuori per Manzo, penetrazione, scarico che però diventa un passaggio per Cucco, va in penetrazione Cucco, poi sbaglia nel tiro, palla fuori. Pallone fermo. Tutti in panca per il time out. A 38 con 3 e 53 da giocare, questo è quello che ci dice il tabellone del Palaborrelli, con Scauri che praticamente ha iniziato questo quarto a 20 punti, ne ha messi dentro 7 mentre la squadra ospite era a 22, ne ha messi dentro 16, 7-16, un parziale pesante fin qui. Dovrà sicuramente cercare di ricucire la situazione la squadra di casa, anche perché spesso volentieri Scauri gioca un terzo quarto da dimenticare e il secondo non è che sia andato così alla grande. ...27-38... tutti di nuovo in campo, dovrà difendere Scauri. Sorrentino a giocarla, mentre Bartoluzzi e Paci praticamente sembrano sui blocchi pronti a partire per le Olimpiadi. Pallone per Paci con Bartoluzzi che ha fatto spazio stile rugby. Sorrentino fuori per Cucco, cerca la tripla, ferro per lui Longobardi, si becca un bel rimbalzo. Manzo supera in verticale per Marzullo, non cerca Zolezzi, riesce a servire Longobardi, pisce fallo, passi Longobardi, ma forse c'era il fallo di Sorrentino, l'arbitro non lo ravvisa. Parte allora Cucco con 3 e 31 a disposizione, lo marca Manzo, passaggio a cercare Paci, Bartoluzzi, passaggio ancora per Di Pampero, ancora Bartolozzi sotto Marzullo, legge bene ancora Marzullo, passaggio a cercare Manzo, sceglie la mattonella, va al tiro, nulla a fare per lui, subito avanti per fallo, qui fallo su Sorrentino da parte di Manzo, forse passi, piacerebbe rivederla anche perché pallone viene lanciato avanti, Sorrentino, no, commette fallo Manzo. Va al tiro Sorrentino, primo pallone che si insacca, seconda possibilità per lui.
Secondo pallone dentro, fa 2 su 2, sfonda il muro dei 40, mentre va fuori Sorrentino, dentro Dataway, esordio in gara per lui, mentre riparte Scauri. Ricciotti porta il blocco Longobardi, la gioca su Marzullo. Marzullo è uno di quei giocatori che ha avuto un po' un'involuzione nell'ultimo periodo. Bisogna cominciare a pensare di tirare, lo fa Ricciotti, Ferro, poi sotto Bartolozzi, si prende rimbalzo Cucco, con calma Cucco prova a impostare con i suoi, Di Prampero sotto a cercare Paci, si gira bene, passaggio per Dataway, Bartolozzi, il gancio qui improbabile per lui, sfera fuori. Va Marzullo, la gioca per Ricciotti. Va Ricciotti, porta a passeggio il pallone. Scauri sotto di 13 al momento. Giammò, ancora Ricciotti. Blocco, tutto chiuso, Selino. Accelerazione e pallone dentro per Selino. Grande esperienza per Selino. Tornata a Scauri in questa stagione, si sta dimostrando un vero e proprio leader. Lui e Longobardi sempre sugli scudi. Cucco si libera bene della marcatura, va al tiro, non riesce a recuperare però pallone Scauri, Di Prampero. Ora Cucco gioca con il cronometro, prova a seminare Longobardi. Paci esce bene, si prende il pallone, suo tiro, Giammò si prende rimbalzo, forse fallo. Ricciotti per Longobardi. Buono il varco, però spara via Longobardi e si fa male scendendo. Problema nella caviglia per Longobardi, ha appoggiato malissimo il piede. Accelerazione di Longobardi che forse riceve un pestone da Serino. Di fatto che il pallone è già in movimento per la squadra ospite, nulla di grave per Longobardi che però stringe i denti. Allora Bartolozzi, Dataway, Sorrentino, Di Prampero, giro palla per Salerno, Paci taglia di qua per Dataway, penetrazione e tiro per lui, dentro due punti. 42-29, bucato il minuto del secondo quarto. Scauri dovrà cedere il passo in questo secondo quarto. Giammò cerca la tripla, tiene a galla Scauri. 32-42, il gap però è di 10. Sorrentino gancio per Bartolozzi, Di Prampero scarica per Paci, penetrazione al numero 15, cerca il varco sotto per Bartolozzi, è una bomba che non può agganciare. Prova a reclamare Bartolozzi, forse voleva un fallo. Va a giocarla Ricciotti. Mi ha messi dentro 20 in questo quarto Salerno. Scauri era partito da 20, al momento a 32. Serino, problema di girarsi, allora la ripassa su Ricciotti. La penetrazione, il passaggio all'indietro, Serino semina l'avversario. Trova il fallo da parte di Sorrentino. Due liberi allora per Sorrentino, anzi come punizione, secondo fallo. Sarà Serino al tiro mentre va dentro Cucco, va fuori Bartolozzi. Sei secondi, vediamo se riduce il gap a 8 punti Serino. Primo tiro per lui, palla dentro, seconda possibilità. Davide Serino fa 2 su 2 dalla lunetta, pallone che ripartirà, sarà Paci a giocarla. Sorrentino lo recupera i secondi,
invece con Giammo cerca la tripla, palla sul ferro, da Way non trova il canestro. 34-42, Scaurica ha ridotto il gap ma paga i soli 16 punti realizzati contro i 20 di Salerno, e adesso riposo lungo. Ora tornano in campo Salerno e Scauri. Scauri con Ricciotti, Longobardi, Giammò, Serino e Provenzani. Dall'altra parte in campo Di Prampero, Sorrentino, Leggio, Paci e il numero 7 Babilozze. È uno Scauri che in settimana scorsa ha ceduto Vincent Ocon alla Libertas Livorno, quindi in panca solo Zolezzi, Casoni, Varga, Marzullo e Manzo. Pallone, tanto è partita la gara gestito dal Salerno. Paci nasconde il pallone a Serino, prova a farsi varco, il gancio è dentro. Quarto che si era chiuso sul 34-42, adesso rimette il gap a più 10 Salerno, mentre Longobardi centra il ferro. Paci con calma l'appoggia su Sorrentino. Pallone gestito per Di Prampero, prova a liberarsi il numero 31, Paci cerca il varco, taglia per Babilozze, la penetrazione fuori la sfera. C'è stato però un tocco da parte di Giammo. La Babilozze potrà cercare i liberi per arrotondare e mettere dentro i due punti a rate. Primo tiro a ferro. Seconda possibilità. Uno su due per Babilozze. Riparte la squadra di casa. Ricciotti l'appoggia su Giammò, anche lui è arrivato in questo mercato. Uno Scauri che ha salutato Shakir e Ocon e ha riabbracciato Joshua Giammò. Pallone intanto portato dall'altra parte, da parte di Sorrentino. Passaggio per Di Prampero. Il tiro di Leggio dentro. Libero in movimento per lui. Lo Scauri che sta pagando questo quarto. Ferma a 0 punti la squadra scaurese, ne ha messi già 5 la squadra ospite. Parziale che punisce al momento. Longobardi, penetrazione, forse toccato, ma palla fuori. Tutti in panca. Sabatino richiama i suoi. Scauri che deve recuperare terreno in questo quarto se non vuole scappare lontano da Salerno, perché la squadra ospite sta veramente mettendo ritmo alla gara. Lo Scauri che poi, ironia della sorte del calendario, nella prossima gara avrà un altro incontro di alta classifica, dovrà incontrare il Valmontone, altra squadra che lotta per i playoff, anzi seconda in classifica. Basti pensare che tra Scauri e Salerno ci sono praticamente 10 punti. Pronti ad entrare in campo i giocatori. Nessun cambio per Scauri. Sarà Provenzani a giocarla in attacco. Pallone giocato proprio per Serino, giro palla verso Ricciotti, va in penetrazione Ricciotti, scarica per Provenzani, va al tiro l'ex Stella Azzurra, nulla da fare. Ancora Provenzani, non riesce a incassare però, nulla da fare per lui. Riparte Sorrentino, è calato Serino ed è calato a Scauri praticamente in questo terzo quarto. Va Sorrentino, penetrazione per lui, forse passi. Leggio ancora per Sorrentino, pallone perso lì, lo recupera Sorrentino sotto per il tiro di Babilozze che incassa altri due punti. 49-34. Ricciotti
per Provenzani, ancora Ricciotti, si propone Giammò, tutto chiuso sotto per Serino, in mezzo a tre uomini Serino, subisce fallo. Palla al lato, voleva forse liberi Serino, si stava prestando al tiro. Pallone che sarà giocato da Provenzani. Giammò a Ricciotti, penetrazione, scarico, giro palla per Longobardi, tiro per lui, ferro sotto Babilozza, si prende l'imbalzo con comodo, può risalire, prova l'accelerazione, si gira, pallone per Ricciotti, l'appoggia per Provenzani, dai e vai, 3-2 qui Scauri perde un'occasione, bisognava tirare. Longobardi si gira, fallo di sfondo di Longobardi, sfondo di Longobardi, pallone a giocare per Salerno, riparte Sorrentino, appoggio sul leggio, parte il numero 3, va al tiro ferro, poi Giammò, buon rimbalzo per lui in solitaria, riparte Ricciotti, porta a passeggio il pallone Ricciotti, penetrazione di Ricciotti, fuori per Giammò, manda a vuoto l'avversario, tiro ferro, pallone restituito a Giammò, si perde il pallone, Provenzani va lui al tiro, riesce a incassare, 6:27 da giocare, 36-49. Scaloni ha messo a segno i primi due punti di questo quarto dopo praticamente 3 minuti e 40. Babilozze, giro palla, Paci, avanti per Sorrentino, ancora per Paci, va Sorrentino, tiro, nulla a fare per lui, Ricciotti avanti per Serino, qui incassa due punti Serino, si trova nel posto giusto nel momento giusto e mette dentro il 38-49 più 11 di gap. Sorrentino si muove di Pampero, Paci e Serino lottano i due, poi Paci si prende il pallone, prova a scappare via, scivola Serino, Paci va al tiro, si prende il pallone Longobardi, può ripartire Ricciotti, verticale verso Giammò, taglia il campo per Provenzani, in azione Provenzani, si perde il pallone però di Pampero, lancio di Sorrentino, qui fa il miracolo Longobardi, recupera un ottimo pallone, applausi per lui. Ricciotti non riesce a ingranare per Sorrentino, palla fuori, 5:14 da giocare, sarà Provenzani a giocare il pallone per Ricciotti, va in penetrazione Ricciotti, tutto chiuso, deve ragionare, vuole il movimento, bisogna tirare però, va al tiro Ricciotti, incassa, 40-49, si era aperto un grosso varco là sotto, in caso di errore Ricciotti il pallone sarebbe stato solo per Salerno. Sorrentino, arriva il blocco di Paci, si libera per il tiro, cerca la tripla e mette dentro tre punti Sorrentino, che riaccendono la luce per i suoi, più 12 di nuovo. Allora, sotto Pezzerino c'è stato il tocco però da parte di Paci, tra Provenzani a giocare il pallone, si propone Serini, Ricciotti servito, tutto chiuso per Ricciotti, non trova un varco, porta a passeggio il pallone, poi va al tiro, forza un po' in questo caso il capitano di Prampero, seconda tripla consecutiva, seconda tripla consecutiva, pallone verso Giammò per Serino, prova Giammò in penetrazione, Longobardi, tutto chiuso, l'arbitro vede il fallo di Prampero, tanto fuori Sorrentino, dentro Datuway,
sarà Provenzani a giocarla. Parte per Ricciotti, 4 minuti tondi da giocare in questo terzo periodo. Sotto per Provenzani e qui non riesce a metterla dentro Provenzani. L'ex Stella non riesce a incassare questi punti. Cucco allarga bene per Dataway, va al tiro Ferro, poi Provenzani, ma c'è il fallo da parte di Serino. Fallo di Serino, secondo fallo personale, e allora potrà giocarla in attacco Salerno. Di Pampero, pallone smistato fuori per Cucco, va in accelerazione Cucco, c'è Leggi in appoggio, preferisce tagliare per Dataway, ancora fuori per Cucco, va al tiro Cucco, qui c'è il fallo chiamato a Ricciotti al momento del tiro, il fallo porterà a 3 liberi. Ecco qui Cucco, Ricciotti lo tocca e non lo tocca, sta di fatto che l'arbitro è stato inamovibile. Cucco, primo libero per lui incassato, seconda possibilità per lui dentro. Terza possibilità, mastica amaro Sabatino. Garbi non in serata felicissima, ma su situazioni sempre al limite, sono meglio posizionati di noi, non possiamo dire nulla. Anche in questo caso non c'è la chiamata del fallo. Ci vuole la stessa metrica secondo me per i due direttori di gara, perché al momento il 40-58 dice che Salerno è avanti di 18. È vero che Salerno sta dimostrando di meritare questo vantaggio, ma gran parte del lavoro dimostra che non c'è tutto questo gap, almeno quando si va ad armi pari. 3-0-9 per una gara che va via veloce. I quarti fin qui non hanno superato i 15 minuti. Torna in campo un arrabbiatissimo Serino. Arrabbiatissimo e stanchissimo Serino, vedete qui inquadrato, gli regala un primo piano Tiziana Palombi, un giocatore che sta trasportando sulle spalle Scauri. Pallone da giocare, Provenzani trova Ricciotti, va Ricciotti, va al tiro lui Ferro, poi lì sotto più lesto di tutti Paci a prendersi l'imbalzo, può ripartire Cucco, va il numero 19, cerca il tiro Ferro e poi palla dentro, gli porta il gap sul più 21 Salerno. Provenzani sotto a cercare Serino, stoppato per fallo Serino, per giocarla ancora sotto Scauri. Provenzani, serve per Giammò, passaggio per Ricciotti, va Giammò, cerca lui la tripla, preciso in questa realizzazione. Basti pensare che Salerno praticamente ha messo 3 canestri da 3 consecutivi, anzi 4 canestri da 3 consecutivi. Pallone rubato da Longobardi, forse fallo in partenza su di lui, va a appoggiare dentro Longobardi, guadagna applausi, ma il punteggio è sempre 42-61. Cucco in avanti per Di Prampero,
cerca e trova Paci, si gira Paci, gli scappa via il pallone per l'intervento di Serino. Giammò, tutto chiuso verso Provenzani, ferro e poi pallone dentro di Provenzani, ricuce un po' Scauri, 45-61. Cucco, va Marco Cucco, prova a sfruttare il blocco di Paci, si prende un altro tiro da tre ma nulla da fare. Poi c'è il fallo da parte di Serino, reo di aver spinto Paci. Dentro Manzo e Marzullo. Fuori Giammò e Ricciotti. Un pallone per Paci che si insacca. Secondo pallone di Paci, dentro la sfera, va fuori lo stesso giocatore, lascia spazio a Bartolozzi mentre riparte il cronometro per Scauri. Manzo, 45-63 il punteggio in questo terzo quarto. Marzullo, Manzo, Serino, Longobardi e Provenzani, questi 5 di Scauri. Longobardi qui forza nel tiro, nulla da fare per lui, tutto chiuso. Però Salerno ha alzato il muro, dato away, cerca la tripla, ferro, poi franano in due lì sotto, c'è il fallo da parte di Leggio. Ho dei problemi lì sotto praticamente. Datoway frana a terra in due, sono colpi su colpi lì sotto al canestro. 58 secondi, 56 sul nostro cronometro, 45-63. Riparte adesso Manzo. Serino prova accelerazione, Manzo arriva sotto canestro però preferisce giocarla fuori. Serino contro Bartolozzi, ancora per Manzo, cerca Longobardi, lo riesce comunque a trovare. Fallo però da parte di Bartolozzi. 41 secondi per Scauri e Longobardi si presenta alla linea dei liberi. Pronto il cambio, rientrerà Sorrentino. Fuori da two way, pallone messo dentro la Longobardi nel primo libero, seconda possibilità per lui, fa 2 su 2 Longobardi. 41 secondi per chiudere questo quarto. Cucco nasconde il pallone a Manzo, ora Cucco, lotta di due, poi viene Sorrentino a prendersi la sfera, la scambia ancora con Cucco, passaggio verso Bartolozzi, sotto per Mennella che mette dentro. 65-47, 16 secondi, Manzo, passaggio verso Serino che riesce a salvare il pallone. Va Serino, si perde il pallone, va al tiro Sorrentino, nulla a fare, termina il quarto 47-65. Torna subito Scauri, Manzo, Provenzani, Marzullo, Longobardi e Serino, questi 5 per Scauri. Dall'altra parte Bartolozzi, Sorrentino, Mennella, Di Pampero e Cucco. Pallone che sarà giocato da Marzullo per Manzo.
riparte il gioco, ultimi 10 minuti. Moscauri che paga ancora nel terzo periodo, 13 a 23 il parziale. 20, 16 e 13 sono i punti realizzati da Scauri nei primi tre parziali, 22, 20 e 23 per Salerno. Pallone già rimesso in movimento, Marzullo verso Serino, Serino subisce fallo da parte di Sorrentino. Ora rigiocarla Provenzani, già battuto. Manzo cerca l'accelerazione, prova a volare, passaggio verso Provenzani, il tiro da tre dentro il pallone, 50-65 più 15 per Salerno. Pallone per Sorrentino, passaggio per Bartolozzi, accelerazione per Di Pampero, Bartolozzi va al tiro, mette dentro, 67-50. Gioca il pallone Manzo, avanti per Serino che si gira, subisce fallo da parte di Bartolozzi, liberi a favore del playmaker di Scauri, anzi per il pivot di Scauri. Canotta al numero 8 per Davide Serino. Errore nel primo libero, seconda possibilità per lui. Parte il gioco con Cucco mentre si rialza Paci e nella Di Pampero, ancora Cucco, grande mobilità dei giocatori del Salerno. Sorrentino prova a duplicare avversari, poi l'arbitro blocca tutto perché Marzullo e Bartolozzi erano quasi in greco romana. Viene punito Marzullo, sarà Cucco allora a giocare il pallone. 8:41 a disposizione, fuori Sorrentino, dentro Paci, Cucco Di Pampero, pallone che ritorna da lui, va al tiro, dentro i tre punti, 70-51. Manzo già dall'altra parte, arriva Provenzale, si prende la sfera, Marzullo prova a sfruttare il blocco, Marzullo penetrazione, gancio sotto canestro, subisce il fallo da parte di Paci. ...51-70... 19 punti in più per Salerno. Chiesto il time out dalla panca scaurese, cosa da dire Vincenzo Pontecorvo al tavolo. 8:20 da giocare, tanto primo pallone messo dentro da Marzullo, seconda possibilità arrivata al bonus la squadra ospite, secondo tiro di Marzullo, palla sul ferro, nulla a fare. Si riparte allora, non c'è arrivato Longobardi. Cucco nasconde il pallone, Di Pampero non ci pensa su due volte e fa bene perché mette dentro un'altra tripla, 52-73. Manzo, pallone consegnato a Serino, cerca anche lui dalla lunga distanza, canestro gli nega una bella tripla. Cucco per Paci, arriva su di lui a mordere Serino, sembra essersi fatto male a una mano. Cucco per Di Pampero, sotto per Paci, Bartolozzi sale su, mette dentro ancora il pallone,
parte Provenzani con Manzo, il fallo da parte di Di Pampero. '52-75. Ci sono quasi 23 punti, mentre Manzo, ci sono 23 punti di K. Manzo è lì dai liberi per cercare di ridurre questa situazione. Riesce a mettere dentro il primo libero, seconda possibilità per lui. La Manzo 2 su 2. 54-75, più 21 per Salerno. Cucco va in accelerazione, Cucco mette dentro con molta facilità. 54-77, sotto Pezzerino, si muove bene, mette dentro anche lui due punti. 56-77, va Cucco, porta a passeggio anche Manzo. Pallone per Di Pampero, si gira e tira. Scauri paga in fase difensiva. Manzo prova a impostare. Squadre che stanno giocando abbastanza alleghe in difesa questo frangente. Adesso si chiude Salerno. Marzullo non tira, ci pensa Manzo. Ferro lo va a fare, Paci libera un buon pallone, riparte Cucco, pronto ad entrare anche Babilozze. Dai e vai con Bartolozzi, passaggio a cercare Mennella, però Bartolozzi sotto del Paci, trova il fallo da parte di Longobardi. Entrerà allora Babilozze, posto di Mennella, secondo fallo di Longobardi. Campo dei falli è stato abbastanza basso, Paci nulla da fare per lui. Seconda possibilità, palla sul ferro, può ripartire allora Serino che si prende questo rimbalzo. Manzo ancora per Serino, cerca la bomba da tre, questa volta riesce a incassare. 59 Scauri, 79 Salerno, 20 punti di gap. Cucco per Di Pampero, prova a girarsi, serve per Paci, tiro di Babilozze, pallone messo ancora una volta dentro. Manzo, quarto che scorre via praticamente velocissimo. Serino in mezzo a tre uomini non riesce a mettere dentro, tutto chiuso. Babilozze per Cucco, Bartolozzi, va ancora Cucco a portare il pallone in giro, lo fronteggia Provenzani, va al tiro Cucco, ancora una tripla. 84-59, applausi. Provenzani, pallone a terra. Qui si accende una mischia tra Provenzani e Bartolozzi. Rimasta a terra Provenzani. Stato un po' di discussione tra i due. Entrerà Leggio, va fuori Bartolozzi probabilmente per Paternoster. Gli arbitri fanno un mini briefing per capire cosa devono fare. Fallo per Bartolozzi e pallone che va a Provenzani.
Dovrebbe essere espulsione allora per Bartolozzi. Vediamo come si evolve sul parquet. Passeggia nervosamente Bartolozzi. Piovono fischi. No, va fuori Sorrentino, espulso Sorrentino. E qui non capiamo il perché sia stato espulso Sorrentino. Allora, l'espulso non è Bartolozzi, ma è Sorrentino che ha lasciato il campo. Va fuori anche Paci, va dentro di nuovo Lucci. Mentre praticamente Babilozze si gioca un bel solitario, una campana, mentre attende i due arbitri che scelgano le decisioni da intraprendere. Non ho visto cosa ha fatto Sorrentino. Gli è scappata come cosa. Allora, possesso che dovrebbe andare alla squadra ospite. Allora, fallo su Bartolozzi. Quindi il fallo è di Provenzani, non di Bartolozzi. Ne mette dentro 2 su 2 Bartolozzi e si prenderà il pallone al lato Salerno. Non mi è stata chiara la cosa, ma vabbè. Riparte il gioco. Pallone per Cucchi. La rivedremo poi tutta quanta per capire. Tanto arriva un'altra tripla. 89-59, 30 di gap. Pallone per Manzo. Marzullo. Va in ascensione Marzullo, mette dentro 2 punti. Perde sicuramente un protagonista come Sorrentino, la squadra ospite. Paci per Bartolozzi. Anzi, la Babilozzi per Bartolozzi. Cucco sotto per la giocata da parte di Leggio. Di Prampero va al tiro sotto, rimbalzo e per la giocata che non premia Scauri. Poi qui succede di tutto. Scauri ormai è fuori dal parquet. Pallone che ripartirà per Salerno. Cucco per Bartolozzi. Di Prampero. Babilozze. Giro palla ancora che torna da Cucco. Praticamente solo Leggio non ha toccato il pallone. Lo tocca in questo frangente. Va al tiro. Rimbalzo. Se lo prende Manzo. Può ripartire lui. Va il numero 14 per Provenzani. Va al tiro lui. Ferro poi sotto. Si prende il pallone Serino. Ancora cuore e lotta per Serino questa sera. Marzullo. Ferro va a vuoto Longobardi. 3-16 da giocare. Cucco più 30 che è quasi un placebo per questa partita. Non sta segnando più nessuno, però praticamente le squadre lottano poco adesso. Marzullo, passaggio per Serino, va al tiro Serino, prova un po' a svegliare i suoi con questa tripla. Va Cucco contro Provenzani. Non è giocato per Di Pampero, ruba la sfera il giocatore dello Scauri. Poi Manzo va in solitaria, fatta sotto a canestro, nulla da fare per lui. 2:30 da giocare. Babilozze prova a puntare, sale in cielo, mette dentro.
Può ripartire Manzo. Cavalca un po' il silenzio sul palla Borrelli. Va al tiro Provenzani. Nulla a fare. Bartolozzi si trova praticamente il pallone comodo per far ripartire Cucchi. Cucco. 64-91. Vicino al più 40, più 30 di nuovo la squadra ospite. Gli ruba il pallone Manzo. Può ripartire Salerno. Non rischia più di tanto nelle ripartenze di Scauri, anche perché il gap è altissimo. Si alza anche l'altro Cucco Andrea dalla panca. Intanto l'arbitro blocca tutto. Problemi per Di Pampero. Arrivano i cambi. Dato Way dentro, fuori Bartolozzi, fuori anche Di Pampero, dentro Cucco. Andrea Cucco, fratello, non si può dire di no perché sono quasi uguali, cambia la capigliatura ma si somigliano, dell'altro Cucco. Minuto e 23, commette fallo Serino. Sfera sarà per la squadra ospite e va fuori Serino, forse è l'unico modo per andare a riposare in panca per Serino, ormai stanco, svuotato anche da quello che è stato l'andamento della gara. Entra Casoni. Lo Scauri che esce svuotato però da questa gara, come nel resto era successo anche per la gara precedente, quella d'andata. Fa 2 su 2 la squadra ospite. Il pallone che riparte. Casoni. L'andata Scauri perse con Barcellona in casa, con Venafro, cioè con Barcellona fuori casa, con Venafro in casa, perse con Salerno fuori casa e si andò a giocare a Valmontone, dove arrivò un'altra sonora sconfitta per i giocatori scauresi, che sembrano seguire questo trend anche nel girone di ritorno. 67 Scauri contro i 93 degli ospiti. Ripartito il cronometro. Babilozze per Cucco. Andrea Cucco prova a nascondere il pallone, lo serve per Leggio, scappa via Leggio ma commette fallo su di lui Longobardi, terzo fallo personale, richiamato da paternoster Andrea Cucco. Primo libero messo dentro da Leggio. 67-94. Riparte il cronometro, ormai c'è poco da dire, manca solo la sirena, ma praticamente è stato un po' più buono in questo caso Salerno. All'andata finì 105-68. Babilozze mette dentro. 97-67, più 30. Casoni per Provenzani, va a cercare Longobardi. Qui subisce fallo Longobardi. 67-97, 30 di gap di nuovo. Longobardi, ferro solamente, pronto ad entrare anche Varga. Dentro il pallone di Longobardi, va fuori Longobardi che riceve i suoi applausi. Va dentro Varga, 13 secondi per lui. Questo è quello che gli concede il coach, mentre Cucco mette il pallone a terra. Finisce qui 68-97, praticamente 29 punti di gap, ma è uno Scauri che è uscito svuotato
da questo turno infrasettimanale non è mai